Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo del famoso e famigerato, purtroppo, cerca verticale, una funzione dei fogli di calcolo Microsoft Excel e LibreOffice Calc. Perché dico famigerato? Perché se noi guardiamo le guide che ci sono in internet, in pratica nella maggior parte delle guide tutto funziona liscio come l'olio, salvo poi quando tento di applicarlo al mio di elenco di dati o di database o dataset, non funziona perché questa funzione cerca verticale ha dei vincoli enormi. Sono 20 anni e oltre, ma più di 20 anni, che non si riesce a capire perché ci sono tutti questi vincoli. E praticamente in internet te lo spiegano, ma all'interno di flussi di lavoro irrealistici funziona perfettamente. Lo applichi a casa o in azienda e non funziona. Quindi le persone che hanno un canale YouTube come il nostro vengono inondate di richieste del tipo spiegami il cerca verticale. Il nostro video avrà purtroppo lo stesso vizio, cioè verrà applicato ad un database molto irrealistico. Tenteremo di spiegarlo al meglio, però se poi applichi questa funzione che sembra sfarfallare se non rispetti questi vincoli, dandoti dei dati sbagliati senza dirtelo perché non dà errore, purtroppo se lo applichi a un database vero e proprio, cioè uno di quello che tu accumuli in anni e anni di lavoro con centinaia e centinaia di record, non funziona. Sbaglia e in più addirittura non ti avverte. E vediamo quali sono i vincoli. Il nostro esempio sarà un classico esempio semplice ed irrealistico. Ad esempio, un venditore di macchine, una concessionaria di macchine, ha un grande piazzalone, ha tante macchine. Entra una persona che cerca una macchina usata e tu devi sapere se nel piazzalone c'è, non lo sai a memoria. Allora vediamo, noi scriviamo subito marca, poi scriviamo modello e poi scriviamo numero di auto, cioè numero di auto presente all'interno del piazzale. Che cos'è il cerca verticale? È una specie di motore di ricerca che mi aiuta ad avere una risposta unica all'interno di un elenco di dati molto corposo, che però sembra funzionare soltanto con questi vincoli. Il cerca verticale produce una ricerca dall'alto in basso, nella prima colonna a sinistra, da sinistra verso destra. Preferibilmente vuole che i dati siano ordinati alfabeticamente, altrimenti l'utente deve capire qual è la differenza dell'ultimo attributo falso o vero che viene dato nel cerca verticale e non ci devono essere duplicati. Ma io vorrei sapere quale database aziendale ha queste caratteristiche. Cioè io devo avere un database talmente pulito che è un sogno, che non ci sono duplicati è impossibile. E poi ci sono in internet dei stratagemmi enormi, dei workaround che però producono delle formule con delle funzioni nidificate così complicate che ovviamente per la gente è difficile. Quindi noi spiegheremo cerca verticale in genere e poi troveremo uno stratagemma che è quello che è più semplice che io ho trovato in rete. Allora, facciamo questa azienda stranissima che ha un piazzalone pieno di macchine, ma per ogni marca lui ha un solo modello. Non si capisce come mai, perché se metti due macchine della stessa marca, il cerca verticale non funziona. Allora, Fiat Panda, ammettiamo, ce n'ha 2. Poi ogni volta ci tocca di cambiare praticamente marca. Volkswagen, poi vedremo perché, per esempio di Polo ce n'ha 10, noi non le vendiamo, non riusciamo a venderle. Poi vogliamo dare una Lada, ad esempio Niva, ce n'è rimasta solo una. Poi per far vedere, non far vedere che sono così vecchio, mettiamoci anche un qualcosa di nuovo, Schia, una Kia Sportage, ce ne abbiamo 3. E poi aiutatemi, non so, Renault. Vediamo qua, un Renault Clio, ce n'abbiamo 5. Allora, quale sarà la funzione di questo motore di ricerca cerca verticale? All'entrata del cliente ci chiede: ma ce l'avete una Lada Niva? Noi dobbiamo leggere tutto il nostro database, che in realtà se è un'azienda vera e gigantesca, nei nostri video è microscopico, lo vedo a occhio, e verificare se effettivamente questa Lada Niva c'è. Allora, per fare costruire questo motore di ricerca, la prima cosa che consiglio è andare, per esempio, che in Excel si chiama Convalida, in LibreOffice Calc Validità, e creare un campo di ricerca automatico, per esempio con una casella a discesa, una combo box. Noi scegliamo intervallo celle e poi scegliamo questo campo. Questo sarà il campo di ricerca. Noi stiamo semplicemente creando una combo box già popolata con i nomi, perché noi non vogliamo scrivere a mano i nomi. Perché? Perché questi nomi sono anche in lingua straniera, quindi se io mi sbaglio a scrivere Volkswagen a mano, il cerca verticale non funziona, è un altro motivo. Allora, quindi che cosa farà? Il proprietario dell'autosalone andrà in questo foglio, avrà questa combo box, sceglie
sceglie il nome della macchina e vede se è presente nel piazzalone. Come si fa? Intanto non riesco a capire, non capiscono che dà fastidio questo pulsantino e mi tocca di sacrificare una colonna. Comunque questi sono 20 anni che non si vogliono occupare di questo cerca verticale. Allora facciamo subito così, uguale cerca, vedete che bisogna fare punto vert, questo è il nome della funzione, in Excel e in LibreOffice Calc bisogna mettere l'uguale per inserire una funzione, poi bisogna assolutamente seguire la dicitura. Se la funzione si chiama cerca.vert bisogna scrivere cerca.vert. Aperta parentesi, qual è il primo parametro? In Excel diventa in grassetto, mentre in LibreOffice Calc è uguale, c'è la freccina. Il criterio di ricerca? Beh, il criterio di ricerca è la nostra casellina discesa combo box, cioè cercami la marca che sto ricercando. Attenzione alla sintassi, punto e virgola, vedete la freccetta si sposta, ma all'interno di quale matrice? Loro usano questi nomi così tecnici. La matrice che cos'è? È semplicemente la serie di celle. Quindi all'interno della mia serie di celle, cioè di ciò che indica il mio piazzalone, punto e virgola, quale indice? Un altro termine tecnico molto difficile. Il cerca verticale andrà dall'alto verso in basso, trovata la parola Volkswagen andrà da sinistra verso destra per tre volte. L'indice 3, colonna 1, colonna 2, colonna 3, perché mi deve far corrispondere al nome della marca il numero di vettori che ho nel piazzalone. Quindi l'indice è 3. Punto e virgola, qui viene il bello. Praticamente o io metto in questa colonna tutti i nomi in ordine alfabetico, ma non ho capito perché dovrei averlo in ordine alfabetico, di solito ce l'ho in ordine per data, o qui metto falso. Sarebbe falso che io voglio una ricerca approssimativa. È una cosa dietrologica, non si capisce. Se io lascio nessun parametro viene vero, cioè è vero che posso avere una ricerca approssimativa. Se metto falso vuol dire che io voglio una ricerca esatta. Ad ogni Volkswagen io voglio un risultato esatto. Faccio invio, vedete che lui mi dà non disponibile ND perché io non ho scelto niente da combo box. Io scelgo Fiat e lui mi dice che ci sono due Panda. Fino a qui è corretto. Io cerco Volkswagen, mi dice che ce ne sono 10, cerco Lada, mi dice che ce ne sono una, Kia, vedete, 3, Renault, 5. Quindi il mio cliente è soddisfatto. Ce l'avete una Volkswagen Polo? Come no, ce ne abbiamo 10, te ne do a regalo. Peccato che in ogni video che troverete in internet e YouTube, se sono così, che fila tutto liscio, poi a casa in realtà in database molto grandi non si riesce ad applicare. Guardate perché, noi guardiamo, entriamo dentro la formula, vedete questo funziona anche in Excel, se clicchiamo dentro, con dei valori cromatici, lui ci dice qual è la serie di celle rossa e qual è il motore di ricerca, cioè il blu. E in questa cella c'è cerca verticale. Per fortuna, perlomeno, sono riusciti a mettere questo automatismo. Vedete che il nostro database va da A1 a C6, cioè la nostra serie di celle va da A1 a C6. Facciamo ESC. Se io ad esempio aggiungo un'altra macchina, perché arriva una persona e mi vende un'altra macchina, è un'operazione normalissima, io sono un salone di auto usate, acquisisco nuove macchine, tasto destro, inserisci righe sopra, e questa macchina sfortunatamente è un'altra Fiat, la 500, cioè praticamente il cerca verticale vorrebbe che noi avessimo per ogni marca un solo modello, che è una cosa delirante. Facciamo la stessa cosa per la Volkswagen, inserisci righe sopra e facciamo Volkswagen, una Golf ce l'ho, non posso avere solo Polo. Vedete che per fortuna almeno un qualcosa sono riusciti a farlo, nel senso che mentre prima il mio range di celle, cioè il mio quadratino rosso, era limitato a C6, siccome ho aggiunto due righe, lui da solo finalmente ha capito C8. Che cosa significa? Io non ho dovuto modificare la formula del cerca verticale perché da solo ha capito che sono aumentati due record. Però guardate che cosa succede se nella colonna di ricerca ci sono dei duplicati, cioè Fiat. Praticamente la funzione cerca verticale scapoccia, non funziona. Vediamo, noi cerchiamo la prima Fiat, di Fiat Panda ci dice che ce ne sono due. Io cerco il secondo valore Fiat, insiste che ce ne sono due. La stessa cosa per Volkswagen. La Volkswagen Golf ce n'è una. Cerco la seconda tipologia di Volkswagen, insiste che ce n'è uno. Quindi questo è il gravissimo problema di cerca verticale. Non solo non funziona se non sono rispettati tutti questi vincoli che sono normali, cioè avere dei duplicati in un database è normale, ma non te lo dice. Cioè nel mondo è pieno di praticamente fogli di calcolo Excel che
che hanno questi errori, perché il cerca verticale non solo funziona male, ma non se ne rende proprio conto. Cioè, se c'è il duplicato, lui ti continua a dire, per esempio, che c'è una sola pole invece che 10, perché il cerca verticale è così limitato che andando dall'alto verso il basso lui si ferma praticamente al primo termine che corrisponde alla nostra ricerca e non vede gli altri. È incomprensibile, perché se questa tipo di funzione si sviluppa verticalmente, ma perché non fai il tuo lavoro verticale e qui non propaghi verticalmente la tua ricerca? Mi ci scrivi Volkswagen Golf 1, Volkswagen Polo 10, guarda che hai ricercato un termine di cui ho un duplicato, te li do tutti e due. Non si pone proprio il problema questo cerca verticale, è incredibile, si ferma al primo e ti dice anche per le altre occorrenze che ce n'è solo uno, quindi non solo non funziona, ma ti dà il dato sbagliato. Mai fidarsi del cerca verticale, a meno che non avete un database perfetto e realistico ordinato alfabeticamente senza duplicati. Quali sono gli stratagemmi per evitare questa funzione? Bisogna fare un qualcosa di esterno. Ce ne sono tanti, io faccio il più semplice di tutti. Io aggiungo una colonna, aggiungi colonna a sinistra, e qui proprio lo chiamo stratagemma, vedete? E praticamente che cosa faccio? Trasformo un dato che è non univoco, perché è duplicato, in un dato univoco con la funzione concatena. Non ho capito perché per far funzionare la funzione cerca verticale devo usare un'altra funzione. Concatena che cosa? Vedete la freccina? Testo 1 con testo 2. Concatena la marca Fiat, punto e virgola, con il modello PANDA, chiuso ed invio. Vedete che adesso, se io creo questa nuova colonna di ricerca doppio cliccando e quindi propagando la stessa formula, no, con il doppio clic, copiando la stessa formula del concatena qua, io finalmente ho un campo di ricerca che ha soltanto valori univoci. Perché? Perché ho mescolato praticamente la marca e il modello all'interno della stessa cella. Quindi non c'è più Fiat, Volkswagen, Volkswagen, ma c'è Fiat Panda, Fiat 500, Volkswagen Golf, Volkswagen Polo. Questo è come cerca verticale vuole che noi costruiamo il nostro database, ma è improprio, perché all'interno del database la teoria dice che in un campo ci vuole una sola informazione univoca. Allora che cosa facciamo? Noi dobbiamo cambiare anche questo campo, perché praticamente andiamo sempre nel menu dati con valida in Excel, validità in LibreOffice Calc, cambiamo la serie di celle, non è più questa indicata dal rettangolo blu, ma è questa indicata dal rettangolo, questo qua, stratagemma, e quindi il nostro motore di ricerca, vedete che cambia, adesso c'è scritto Fiat 500, e rifacciamo da capo il cerca verticale, uguale cerca.vert, aperta parentesi, ci dice il criterio di ricerca è ciò che esce dalla combo box, dalla casella di testo, punto e virgola, qual è la matrice? È questa nuova, attenzione che ho cliccato male, è questa nuova matrice con una colonna in più, con la colonna stratagemme, punto e virgola indice, l'indice è aumentato di 1 perché colonna 1, colonna 2, colonna 3, colonna 4, la mia risposta sta orizzontalmente a destra di 4 posizioni, quindi io ci metto 4, punto e virgola falso perché io voglio che la corrispondenza sia esatta e non sfarfalli come fa il solito. Vedete che ci dà non disponibile perché c'è il vecchio criterio di ricerca Volkswagen. Se noi clicchiamo il nuovo criterio di ricerca univoco Fiat Panda, vedete che ci dice ce ne sono due. Posso cliccare Fiat 500, ce n'è una, e vediamo Volkswagen Polo, posso addirittura saltare, finalmente mi dice che c'è 10. Praticamente per consentire al cerca verticale di saltare nella sua ricerca verticale bisogna avere una colonna che è preferibilmente ordinata alfabeticamente e che non abbia assolutamente dei duplicati. Con questo stratagemma del concatena, cioè unisci due stringhe di testo, si risolve. Non riusciamo a capire perché per far funzionare il cerca verticale bisogna appoggiarci alla funzione concatena, ma è così che è da 20 anni, nessuno se ne vuole occupare di questa cosa, non vogliono mettere una funzione che propaghi verticalmente. Accidenti, se sei cerca verticale fai il tuo lavoro verticale, i risultati duplicati, e quindi è per questo che quando uno vede le guide in internet sembra di averlo capito questo cerca verticale, poi lo applichi al database della tua azienda e non funziona, e attenzione perché non vi avverte, vi dà dei dati sbagliati. Questa è una delle soluzioni, ci sono tantissimi video in internet, guardateli. Io vi chiedo scusa per lo sfogo, vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video, spero che in ogni caso vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.